che le tecniche la possibilità di utilizzare che lui già aveva pensato poi visto all'inizio ci mancava. Come ho preso all'inizio stasera? Ma tu dove stai? Dove stai adesso? Ah, chiuso? No, siamo venuti. No, siamo la parte. Cantori di questo amore, cantori di questa bellezza anche del matrimonio, in tanti, che parlano solo in modo falsato e che possono essere testimoni. Thank you.
Accogli, o Signore, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza perché con la potenza di questo sacrificio e per l'amorevole intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, può venire il segno della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. Il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Siamo rivolti al Signore. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, degli angeli e dei santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua.
per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo insegnamento, diciamo insieme. Padre nostro. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
con i sacramenti della salvezza ti preghiamo il degno Signore. Concedi a noi che abbiamo celebrato la memoria della Beata Vergine Maria di godere sempre il frutto della tua redenzione, per Cristo nostro Signore. Amen. Non c'è benedizione a termine di questa Eucaristia, perché cominceremo il nostro pellegrinaggio con l'effigie della statua antica, percorrendo alcune delle strade della nostra comunità parrocchiale. Senso del pellegrinaggio, dicevo, non solo questo itinerario di cambiamento che si chiede per il cuore, ma anche un'intercessione per altri che ci hanno chiesto una preghiera. È il segno anche che ho lasciato l'unzione degli ammalati, l'uomo degli infermi, che è sull'altare, vuole ricordarci ciò che il Vescovo ha celebrato stamattina con alcune persone della nostra comunità e altre che sono venute a partecipare con noi in questo giorno di festa, per chiedere non solo la guarigione del corpo ma anche quella dello spirito. E quindi la preghiera e l'intenzione va per gli ammalati che sono nella nostra comunità parrocchiale, per quanti chiedono l'intercessione attraverso la Vergine di Lourdes di poter ricevere un sollievo dalla propria malattia e trovare persone sante, coloro che accudiscono gli ammalati, che non si stanchino mai di dedicare il proprio tempo a loro. E con questi sentimenti ci disponiamo col cuore nella preghiera e al nostro cammino. Ci prepariamo uscendo dalla nostra chiesa per metterci in processione e così cominciare il nostro itinerario, il nostro percorso. Sorriso? Non vi muovete? Siamo come una squadra di pallone, singolarmente. Andiamo a finire sulla Madonna. Ok, riposo. Attenzione, attenzione, che i vigili non ci stanno, guarda in macchina qualcuno sotto, ma così pazza. Signor Cinque 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 Cinque
Piano, 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 che Amarone ancora da partire. Ave Maria.
amore o regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette, a tutti perdona le colpe e gli errori, al mondo tu dona la pace e l'amore. Ave, ave, ave. Signora di Lourdes, Santa Bernadette,